Oggi abbiamo acquistato un bel misco mare fresco, cioè surgelato. Andiamo a prepararlo con una facilità unica. Abbiamo il nostro aglietto che sta friggendo, lo mettiamo un po' a un lato e spegniamo. Ora che il tutto l'olio ha preso un po' di sapore, andiamo ad aprire con molta manualità il nostro scatolino di misto mare a soli 3 pound. Ce l'ha qui la levetta, non ho trovato la levetta, e io scavalliamo tutto dentro. Direi che può bastare per 4 persone, anche se siamo dei magnoni. Vedete che nel mentre il nostro bel pesce si è scongelato, abbiamo un bel po' di liquido, togliamo il tappo, purtroppo il nostro tappo è andato un po' male, guardate come, giriamo un pochino il piatto, c'è tanta acqua di mare per il nostro pesciolino. Pomodoro bello che fa sughetto, guardate come va la palanga. Adesso, passati 5 minuti da prima, gli piazziamo il nostro prezzemolino, forse ne ho messo un po' troppo, però dipende quanto vi piace, non è troppo, no? Non si vede più di tanto, si può anche aggiungere dopo, questo c'è un po'. Questo fa un po' cagare come prezzemolo perché è con il polvere, però ci si arrangia come si può. Prendiamo anche un gozzo di pepino, una bella mossa sarebbe quella che appena consuma un po' di acqua gli spariamo sopra un goccio di vino, non troppo, non se ne andare troppo acqua perché altrimenti vediamo sopra del pesce, però un goccio di vino bianco sembrava grande. Noi per arrangiare, siccome non ce l'abbiamo, gli diamo sapore con un pizzicotto di birretta tra qualche minutino. Corretto di fare anche un po' di lezioni in inglese. Asda Seafood, Asda è la marca del supermercato. Seafood Selection, selezione di seafood, no? Sì, mare, food, cibo. E dunque abbiamo una diapositiva. Aglio e garlic, ground black pepper, pepe nero, parsley, sarà sicuramente prezzemolo, goccetto di birretta, scinapica un po'. Di regola, se avessimo delle pentole normali, del fuoco normale, noi andremmo con questa mano ad abbassare e a recuperare, vedete, ho alzato la pentola da un lato e puntata sull'altro, a prendere un po' di fiamma per farlo sbruciacchiare meglio. Purtroppo questo ci vuole esperienza e fiamma e non ste pentole induzione del cazzo. Non pentole, scusate, fuochi, induzione. Però ci va bene comunque. Facciamo tirare un po'. E mo si fa. Si può mettere a fare l'acqua. Inutile che vi faccio vedere ancora come si fa a fare l'acqua. E il sughetto è pronto, lo si mischia con la pasta. Io a Bari ci metto su un po' di pangrattato, ma giusto un pizzicotto per dare più cremosità all'olietto. Il gioco è fatto.